Martiz. Eccoci qua alla partenza del Tuscany, carichissimi. Carichissimi in tutti i sensi. Abbiamo una grinta incredibile. Kevin spera che noi rompiamo la catena. Io non so cosa ho fatto per meritarmelo. Un ciclista. Ecco voi la Silvia, lo Sherpa di questa spedizione alla sua prima edizione della Tuscany Trail. Eccoci qua nel passaggio in riva al mare, i nostri eroi. Guarda quanti Tuscany Trailer. La processione. Grazie qua. Adesso inizierà la salita fra poco, eh. Guardate là quanta gente. 40-45 km fatti. Piccola pausa, cibo. Si qua. Qualsiasi roba. Ho tre tipi di settaggi. Io sono un tipo molto ordinato. Poi ho l'esperienza dalla mia. Nessuna sfiga oggi potrà fermarti. Questa impresa che compiono pochissime persone. Ciao a tutti i Tuscany Trailer. Ale, comodo avere uno con cui fai tutto. Un po' di gente. Sei contento? Sì. Stanco ma contento. Stiamo iniziando a divertire. Ok, adesso inizia la salita vera. Sì. Siamo arrivati finalmente al punto acqua, adesso ne abbiamo bisogno. Buongiorno a tutti. Adesso siamo sulla prima vera salita del Tuscany. Abbastanza lunga ma non troppo pendente alla fin fine. E si pedala benissimo. L'anno scorso io, Ale, Alberto, il Furla e la Silvia l'abbiamo fatta a bomba. E quest'anno ci teniamo leggermente. Sì, esatto, perché dopo ci sono delle ultime rampe prima di Volterra e vogliamo arrivare belli freschi. Esatto. Per fare l'aperitivo. No, anche perché l'anno scorso l'avevamo tirata a bomba come se non ci fossero altre salite dopo. Invece ce n'erano, forse buono. Forse buono, 67 km all'attivo, 700 metri di dislivello. Fatti. Niente, si inizia a fare sul serio. Perfetto. Grandissima la Silvia. Perfezione, che perfezione! È appena finita la salita e la discesa che abbiamo fatto anche l'anno scorso, è tutta abbastanza spaccata la discesa, ma si fa bene, si va via abbastanza veloce perché non è mai troppo pendente, quindi si possono mollare bene i freni e far scorrere bene la bici, ecco. Adesso c'è un tratto di collegamento di asfalto e dopo ci si riprende con una lunga salita che poi alla fin fine porterà a Volterra. Siamo messi molto bene rispetto all'anno scorso, non sono neanche le 3 e siamo già a 80 km circa messi nelle gambe. Siamo contenti, anche complice la temperatura bella fresca, che non sarà ottima per la notte ma è ottima per pedalare. Si vede che siamo in salita? Si vede. Siamo finalmente arrivati al punto guado, tanto desiderato. Chissà come lo passeranno i nostri eroi. Day delle 2:30. Abbiamo appena fatto un bel guado, l'abbiamo fatto pedalando e ci siamo bagnati tutti i piedini e siamo a circa 85 km. La cattiva notizia è che tutto il dislivello praticamente è ancora da fare, quindi non buono, però le nostre gambe stanno benino per ora, quindi siamo super fiduciosi. Stiamo andando verso il temporale, qua si sta discutendo come organizzarsi. Il ciclone. Ma
siamo praticamente a 100 km, ci manca proprio poco a Volterra. A rendere tutto più epico! Ecco! La pioggia! È stato inutile! I nostri eroi sono già arrivati. Dopo stanotte si corre tutta la notte con la bici, quindi bisogna recuperare, recuperando. È molto bello. We are going to go to put our sleeping bag in a safer place, I think. Tanto la situazione è questa, ragazzi. E la signoria. Tutti dormono. Perché durante il Tuscany Trail si può dormire anche l'albiaccio. Parliamo in silenzio perché almeno non li disturbiamo. Sì. Risveglio con questi due gatti attaccati via alle palle. Risveglio top. Ragazzi, risveglio top. Risveglio top. Alle 5 di mattina. Madonna. Io stavo dormendo veramente benissimo. Abbiamo dormito da ghiaccio e vi dico senza proprio rischi nel dirlo che ho dormito proprio bene, ho dormito come un pascià. Loro non lo so, io come vedete la mia faccia proprio ho dormito. Stai ancora dormendo? Ho ancora il cuscino attaccato via qua. Io correrei di notte stanotte. Ma tu correresti nel letto? Sì. Ecco dove correresti. E anche la bici è stata portata giù dalle scale, adesso mi tocca farle a me. Siamo finalmente arrivati alla partenza del secondo giorno. Eravamo qua da ieri. Da ieri, però adesso si parte. Tu dici? Sveglia alle 5, partenza alle 8. Comunque ragazzi, abbiamo dormito lì. Questo è stato il nostro luogo tenda. Adesso, dopo due ore che mi hanno svegliato, mi hanno buttato giù dalla branda, partiamo. Eccoci qua. In salita. In salita. Si fatica. Come ti merito quelle cose lì? Adesso arriva la fiumana di Tuscany Trailer. Ale! Fate i fighi! Ale, 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 ale! Ale! Per i nostri Tuscany Trailer solo fango all'orizzonte oggi. Eccoci arrivati all'ingresso di San Gimignano. Lì davanti si va verso il centro, qua l'acqua. In centro San Gimignano. Terreno prediletto. Mad! Mad everywhere! You are my fucking hero! Ah, come... I nostri eroi. Siamo quasi in arrivo a Monte Rigioni. Stiamo arrivando sotto la pioggia. Guardate, guardate, indovina chi sono. Col ditino faccio lì, c'è Monte Rigioni. Ok, Kevin. Noi dobbiamo arrivare lì. Seguitemi sul canale. Seguite. Al link qui sotto. E i video fatti da Ale sono mossi. Pioggia. I Monte Rigioni l'abbiamo fatta quasi tutta pedalando. Guarda la Silvia, guarda la Silvia, salita del diavolo.
Ale Silvia, ale dura! Ale, ale! Vanzing! 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 Ale, ale! Vanzing! Ale, ale! Madonna! Ale, ale! Ehi! Eccolo qua il pagliaccetto, eccolo qua! Eccolo qua! Piedi nudi! Eccolo qua il discapacitato! Come? Allora, via? No, no. È geloso. Ho detto col fiore in testa. E ha detto ma mi è uscita una roba del tipo vado a farmi quella ragazza. In piazza a Siena. Fase di lubrificazione della gomma per farla tallonare meglio. Fai vedere la lubrificazione. Spiega un attimo come si fanno queste cose. Questa cosa che stai facendo? Le pompate. Fate il Tuscany, andate a prendere tanto fango e vedrete che bucate tante. Verso Buon Convento. Dalle feste il dottor Ferrari. Pochi tenda. Per ora il tempo ci sta andando bene. Ah sì. Ma questa sera ti laviamo? Questa sera può essere che ti permetterò di farti una docciarella. Però pensavo sì? Di non lavarmi i capelli. Perché? Okay, scusa? Cioè non ho il phon e poi rimango bagnata a cena. E mi ammalo. Tanto dormo da sola, quindi anche i capelli non sono giusti. Beh, puzzi, puzzi bonsi, bongi, bongi, bongion bom. Devi star zitta, furba! Ragazzi, allora sono qua col mio gregario preferito e che mi sta tirando un attimo perché adesso io devo tenermi. E adesso via verso Buon Convento, siamo stufissimi, abbiamo voglia di cenare e di riposare il culo perché è dolorante parecchio. Se venite al Tuscany, questi sono i paesaggi. Tramonti magici su queste colline e poi in questa stagione, comunque ancora una stagione in cui piove spesso, quindi è tutto verde, rigoglioso. Se invece venite a ottobre, come quando abbiamo fatto la francigena con Silvia, vi metto il video qua sopra così lo potete vedere. Se venite in quel periodo lì è tutto giallo perché hanno appena raccolto il grano e così, quindi tutti i colori totalmente diversi su queste crepe senesi, bellissimo. La Toscana, nonostante praticamente ormai ci vengo 3 volte all'anno penso, mi stupisce sempre. Quello è un principio di Bunny Hop. Siamo arrivati finalmente. Sei felice? Seconda tappa portata a casa. Lì c'è la Silvia. Sì. E qua ci sono io. Finalmente siamo arrivati. Ero finito.